uscire dalla fase dell'emergenza sanitaria e stiamo ancora tutti lavorando per questo. È un percorso che ha richiesto una grande responsabilità, però è un percorso in cui probabilmente mai come prima ci siamo tutti resi conto dell'importanza sia della produzione alimentare che della produzione energetica. Ora il dibattito che si è aperto in questo periodo e che comunque proseguirà nei prossimi giorni sarà un dibattito tutto incentrato sul capire quale sarà il modello con cui ripartire. Noi pensiamo che qualsiasi modello che possa di ripartenza non potrà tener conto di una salute non solo nostra, ma anche di una salute della terra, perché la terra gioca un ruolo straordinario ed essenziale nel percorso naturale e potrà giocare un ruolo straordinario nel contenimento dei cambiamenti climatici. Quindi noi abbiamo pensato di iniziare a raccontare quelle che sono anche le pratiche buone, le innovazioni e quello che abbiamo vissuto in questi anni, forse anche molto concentrati sul fare e poco sul comunicare. Il giornalismo ha come regola il racconto probabilmente soprattutto delle realtà negative, sono quelle che fanno più notizia. Noi pensiamo invece che oggi si debba aprire una grande riflessione partendo proprio da quelle che sono le realtà positive, perché abbiamo bisogno di buoni esempi per capire che possiamo e dobbiamo fare meglio. Sicuramente una delle cose che mi ha colpito molto in questo periodo è stato proprio la frase di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota, in cui ha detto che non si può ripartire sani in un mondo malato, e noi siamo convinti che per ripartire in un mondo che non sia malato si debba prestare molto attenzione al ruolo del suolo e della terra. La prima persona che presento è Paolo Mantovi del CRPA, che ringrazio per essere qua con noi. Paolo è un giovane tecnico e ricercatore che ci ha affiancato in questi anni. Il CRPA ha avuto un ruolo determinante nella crescita del consorzio e lascerei proprio a lui introdurre una riflessione sul tema dell'importanza della transizione verso un modello agroecologico, un modello di agricoltura che possa produrre di più con meno. A te la parola, Paolo. Grazie Piero, buongiorno a tutti. Vi ricordo che cos'è il CRPA, molto brevemente. Stiamo parlando del Centro Ricerche e Produzioni Animali di Reggio Emilia. Un'istituzione che nasce all'inizio degli anni 70 e quindi di fatto ormai andiamo verso i 50 anni, e già dagli anni 80 il CRPA iniziò ad occuparsi di biogas in Italia. Da allora il dottor Sergio Piccinini con il collega Giuseppe Bonazzi, e poi lavorava al CRPA anche il dottor Walter Ganapini, fecero le prime esperienze di tipo pionieristico sul biogas, in modo particolare connesse all'allevamento suinicolo, ed è di allora già uno dei primi manuali italiani del biogas, anzi probabilmente il primo e unico di quegli anni, manuale sul biogas in collaborazione tra CRPA ed Enel. Dopodiché, come probabilmente i soci del consorzio biogas sanno e molti degli ascoltatori anche, negli anni Ottanta vi fu uno stop, no, rispetto agli investimenti sul biogas, che poi sono fortunatamente ripartiti all'inizio degli anni 2000. Quindi dall'inizio degli anni 2000 anche io ho iniziato ad occuparmi di questo tema. In modo particolare io mi occupo di quello che sta un po' a valle, no, dell'impianto di biogas, e quindi sto parlando del digestato, delle possibilità di trattamento e di utilizzo del digestato inserito in buone pratiche agricole. Io in particolare mi occupo della sfera, agroambientale, e quindi ho collaborato già negli scorsi anni con il Consorzio Italiano Biogas
sul tema del biogas fatto bene, no? I tre pilastri del biogas fatto bene, vorrei ricordarli, sono i terreni sempre coperti, possibilmente, quasi sempre coperti, quindi stiamo parlando di doppie colture, no? Per massimizzare il quantitativo proprio di fotosintesi, no? Di quanto riusciamo a fotosintetizzare, a sfruttare l'energia del sole. Stefano Bozzetto, che è un importante socio, voglio dire, del consorzio Biogas, porta sempre l'esempio del pannello solare, no? Per dirci, nessuno che installa un pannello solare si sognerebbe di spegnerlo in alcuni mesi dell'anno, anche in quelli in cui il pannello solare dà meno e quindi in inverno. Pertanto noi dobbiamo cercare di fare la medesima cosa con i nostri terreni, cioè tenere sempre acceso ciò che può essere, ciò che cattura l'energia del sole e quindi la trasforma in biomasse utili sia per l'alimentazione zootecnica umana e per la dieta dei nostri impianti di biogas. Il secondo quindi pilastro... Possiamo dire che il biogas, diciamo, paradossalmente il biogas come tecnologia nasce in Italia, viene esportata poi in Germania e ritorna in Italia però con un modello diverso che appoggia proprio su questo tema dell'integrazione fra produzione energetica e produzione alimentare, cioè la digestione anaerobica come fattore che ci permette di essere più integrati e non invece in sostituzione a quello che le nostre aziende, considerando che in Italia l'agroalimentare di qualità è una produzione eccellente, ha sempre fatto. Beh sì, siamo, insomma non lo dico io, siamo stati bravi in Italia a mettere in piedi un modello di digestione anaerobica diverso da quello tedesco, no? Mentre in Germania si è puntato tutto sulla biomassa vegetale, quindi stiamo parlando di mais essenzialmente, noi in Italia siamo stati bravi a integrare, diciamo, nella dieta dei nostri impianti gli effluenti zootecnici in primo luogo, ma anche tutta una serie di sottoprodotti di tipo vegetale, di tipo animale, assieme chiaramente a colture energetiche ma variegate, cioè noi non parliamo soltanto di mais, noi ci siamo abituati ad utilizzare il triticale, ci siamo abituati anche a coltivare del sorgo al posto di mais e quindi ad ampliare le rotazioni, e poi non cito la barbabietola, insomma, ed altre energy crops che è possibile con profitto coltivare ed inserire negli impianti di biogas. Torno un attimo sul biogas fatto bene, molto rapidamente, per dire che oltre a questo pilastro, no, di terreni sempre coperti, doppie colture, massimizzare la fotosintesi, sono altrettanto importanti il pilastro che riguarda l'uso ottimizzato del digestato, e qui chiaramente poi potremo tornare nel corso della nostra diretta, essendo anche la giornata del suolo, no, quindi l'uso del digestato sui terreni, e le lavorazioni dei terreni, che diciamo possono incidere in modo significativo sulla produttività, sulla capacità di stoccare il carbonio e quindi la sostanza organica e così via. Questo soltanto come introduzione. Ti ringrazio molto, adesso infatti ti chiederò di accompagnarmi nell'incontro di tre amici e colleghi che ci potranno proprio raccontare praticamente quali sono le diciamo come viene messa in pratica questi pilastri che tu hai accennato, e, perché ribadisco, dobbiamo passare dall'analisi alle azioni, e quindi è determinante capire quali sono poi le azioni concretamente fattibili a livello proprio aziendale. E la prima persona che introduco, che ringrazio e che sono veramente felice di vedere in questa diretta, è Damiano Cazzola. Ciao Damiano. Ciao, non so se mi vedete perché ho avuto un problema. Buongiorno a tutti. Ti vediamo in questo momento che stai sorseggiando un caffè nella tua immagine. E quindi adesso, in attesa del ripristino della tua immagine, io intanto incomincio a ripercorrere, diciamo, un bel ricordo, perché dovete sapere che
Damiano è la prima persona che abbiamo incontrato in Veneto, quindi stiamo parlando di una decina d'anni fa, quando il consorzio Biogas era allora costituito da solo una decina di soci fondatori, e avevamo già allora capito che, insomma, per crescere dovevamo stare insieme e creare un'aggregazione di produttori che fosse in grado di aumentare il confronto nostro interno. Nella giornata della terra trovo particolarmente significativo ricordare la persona che mi portò da te, cioè Willer Boicelli, che è probabilmente il nostro primo direttore e probabilmente uno dei totem della tribù del consorzio italiano Biogas, cioè la persona che ha contribuito alla prima fase di sviluppo. E Willer era appena andato in pensione e si era sempre occupato di vendita di sementi, e quindi era la persona che si occupava di tutta la fase di ricerca e sperimentazione e di prove in campo. Aveva una mappa di tutte le aziende che più di altre facevano prove in campo, e io notai con un certo piacere che la mappa delle aziende più innovative nella gestione della produzione agronomica tradizionale erano anche quelle che casualmente stavano investendo nel settore del biogas. Quindi io mi ricordo, Damiano, il nostro primo incontro nella tua azienda, e mi ricordo che tu subito firmasti l'adesione al consorzio. Da allora sei un nostro... Volevo chiederti proprio in apertura come hai vissuto questa presenza nel consorzio e come è stato per te partecipare al consorzio in questi anni. Ma partecipare al consorzio è sempre stato motivo di scambio di informazioni, di crescita con le altre aziende che magari non abbiamo così vicine sul territorio, perché ovvio il nostro paese è fatto di tantissime realtà, ci sono diverse scuole di pensiero che poi, se si fondono in un unico punto, quale può essere il CIB, possono diventare o crescere delle idee che ci hanno portato oggi a portare dei grandi vantaggi al nostro settore. Mi senti? Sì, ti sento. Ascolta, invece, venendo un po' a raccontare la tua esperienza, che appunto è stata un'esperienza per noi molto importante. Quando parlo di innovazione nelle pratiche agronomiche, quando penso che la nostra narrativa è sempre stata quella di sottolineare che il biogas in agricoltura non è una bioenergia come le altre, perché provoca innovazione proprio nelle pratiche agricole. Raccontaci un po' com'è organizzata la tua azienda e quali sono state le principali pratiche che proprio l'introduzione della digestione anaerobica ti ha portato a sperimentare. Sei tornato nel frattempo? Perché mi hanno chiamato e probabilmente si è sistemata la cosa. Mi sentite? Sì, vai Damiano, solo ci sono tornati a vedere. Niente, parla. No, noi praticamente siamo un'azienda che partiamo sempre dal suolo, che questo è il nostro capitale eterogeneo, dalle molteplici altitudini. Noi abbiamo sempre avuto un approccio smart all'agricoltura che ci consente di elaborare ora dopo ora, nella maniera più corretta ed efficiente, diversi pacchetti di informazioni, tipo meteo, immagini satellitari, mappe di prescrizione, telemetrie di lavorazione, tutto in un contesto di geolocalizzazione. E questo ci permette di gestire e prendere decisioni in modo quasi immediato, e portandoci a un'omogeneità di campo che si traduce nella maniera più assoluta in una produttività, consentendo nel tempo di programmare il raccolto sia in termini produttivi che nell'utilizzo consapevole dei fattori della produzione. Uno fra tutti è il digestato, che nel tempo ci ha permesso di valorizzare al massimo quello che è il ritorno alla terra dei prodotti, che delle risulte delle nostre lavorazioni, ecco. Di quanto hai risparmiato l'uso di fertilizzanti chimici rispetto alla tua storia, Damiano? Cioè, quanto è importante il digestato per questo? Parte delle colture che produciamo proprio non utilizziamo quasi più concimi di sintesi, invece per altre facciamo solo delle piccole correzioni.
visto l'importanza del digestato, voi lo usate sia prima di diciamo di che tipo di utilizzo fate del digestato? Sì, noi abbiamo fatto diversi investimenti. Volevo dire quella ventolina che si è vista su report, è il modo con cui tu distribuisci il digestato? Assolutamente no. Assolutamente no. Noi abbiamo investito subito nel recupero del calore con l'essiccazione del digestato, con l'estrazione di solfato ammonico che andiamo poi a utilizzare in fertirrigazione, dunque con risparmio di acqua e di concime, perché andiamo a segno in maniera più precisa. Ma cosa intendi per fertirrigazione? Spiegalo un attimo, perché magari fertirrigazione significa utilizzo consapevole della risorsa acqua, cioè invece di irrigare per aspersione abbiamo, si chiamano drip line, manichette in italiano, che irrighiamo a goccia, dunque utilizzando tanta meno acqua rispetto a un'aspersione o uno scorrimento, e dentro quest'acqua utilizziamo il solfato ammonico che lo ricaviamo dal nostro digestato, dunque è un concime a chilometro zero praticamente. Benissimo, quindi Damiano, questo tema anche dell'acqua nella giornata della terra è sicuramente fondamentale, ed è anche un tema che ci riporta al tema al dibattito sull'intensificazione sostenibile dei suoli agrari, no? Tu riesci a fare doppie culture, però riportando sostanza organica al terreno e usando in maniera efficiente l'acqua, riduci anche fortemente gli input, quindi è un'intensificazione che ha un vantaggio ambientale. È un vantaggio ambientale sicuramente, perché appunto con tutte queste tecnologie smart e tutte queste soluzioni che implicano una circolarità all'interno dell'azienda agricola, abbiamo giustamente un utilizzo più consapevole dei fattori della produzione e aumentiamo drasticamente la sostenibilità dei nostri prodotti. E quindi diciamo, però, allora a me piace essere anche molto pratico nelle nostre cose. In questo aspetto tu sei stato motivato, quindi a me piace il tuo approccio, hai sempre parlato di fattori della produzione, quindi un approccio molto concreto. Hai avuto anche quindi un miglioramento, diciamo, della situazione economica della tua azienda, cioè questo approccio ti ha permesso di fare qualcosa. Ovviamente sì, Piero, è logico che più standardizzi la tua produzione e riesci a programmarla con queste soluzioni, hai sotto controllo soprattutto i costi e hai un beneficio anche in termini produttivi, di conseguenza con maggiori ricavi. Damiano, voi fate anche attività di quella che viene chiamato nel settore agricolo di conto terzi, cioè fate anche lavori, avete anche un parco macchine, fate lavori anche per altre aziende agricole, giusto? Sì. E la mia domanda è, tu stai portando queste nuove attività, questo nuovo approccio anche su altre aziende agricole? Quindi, sì, abbiamo cercato di sensibilizzare la nostra clientela con dei pacchetti di lavorazioni complete, di distribuzione del digestato in maniera sostenibile, e molti di loro hanno subito aderito e hanno tratto vantaggio, anche perché vedono l'erba del vicino, di conseguenza si incuriosiscono e riescono anche ad aderire anche loro a queste tecnologie, magari non avendo le possibilità per investire così tanto come noi che facciamo lavoro per conto terzi. Dunque anche il lavoro per conto terzi in agricoltura è un lavoro che serve per sostenere e divulgare le tecnologie il più maggiormente possibile. Tu hai usato un termine bellissimo, l'erba del vicino. Noi agricoltori sappiamo quanto è importante, no? E io ti posso dire che la mia esperienza è assolutamente questa: prima un po' di diffidenza, poi quando hanno incominciato a vedere i risultati sulle culture e sui costi dell'utilizzo del digestato, anche aziende vicine. Mi piaceva sottolineare questo aspetto, che comunque anche chi comunque non ha un digestore economico anaerobico ha potuto godere di una, diciamo, di un vantaggio. Questa è una tecnologia che a livello territoriale promuove l'innovazione anche su altre realtà. Senti, Damiano, a questo proposito, tu come immagini la tua azienda senza la digestione anaerobica? O in altri termini, pensi che sia possibile per la tua azienda avere un'idea della tua azienda futura senza la digestione anaerobica? Ma io ci penso costantemente tutti i giorni, perché proprio
non voglio assolutamente tralasciare tutto questo percorso che è stato una crescita continua e farò di tutto e cercherò sempre delle soluzioni in maniera da continuare con questo tipo di agricoltura che secondo me è quella più sostenibile in assoluto. Bene, ti ringrazio. Poi magari tornerò un attimo per parlare del tuo formaggio, perché sei anche allevatore e ti sei lanciata nella produzione del tuo formaggio, ma questo lo lasciamo per la parte successiva. Invece vorrei passare a salutare un altro grande amico, Carmelo Basile, Fattoria della Piana. Carmelo, abbiamo voluto averti con noi oggi per due motivi. Primo, perché ovviamente quando si parla di gestione anaerobica la mente corre sicuramente alle regioni del nord, dove c'è una forte presenza di allevamenti e dove la digestione anaerobica ha avuto un grosso sviluppo. Però ci sono anche delle eccellenze nelle regioni del sud che hanno portato avanti questa innovazione. Quindi in un momento in cui ognuno parla di divisione, di regionalizzazione, questa cosa ci ha accomunata, c'è ancora un grande potenziale. E poi soprattutto se ci racconti la tua storia, perché penso che rappresenti veramente un esempio, ed è stato anche pluripremiato il modello Fattoria della Piana, proprio come esempio di come si possa portare avanti un'innovazione che ha benefici non solo ambientali ma anche sociali. Quindi a te la parola e grazie di essere qua con noi. Carmelo, devi accendere il microfono, non ti sentiamo. Riesci a riaccendere? Allora, Carmelo sta litigando con il microfono e lo lasciamo un attimo riaprire. A questo punto, magari se lo aiutate dalla regia, invece io passerei a questo punto, anticipando la scaletta, passerei a parlare con Serena Vanzetti. Ciao Serena. Buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuta. Allora, io sono Serena Vanzetti, faccio parte dell'azienda di famiglia che è socia fondatrice della cooperativa Speranza, che è una cooperativa che è stata fondata ormai 46 anni fa, che è nata con l'obiettivo principale di valorizzare la carne degli animali allevati nelle diverse aziende. Poi col passare degli anni, intorno al 2006, ormai sono 15 anni che sento parlare di biodigestione anaerobica, e quindi abbiamo due impianti di biogas che producono energia elettrica e termica, e stiamo finendo la costruzione dell'impianto per il biometano liquido da autotrazione, con anche produzione di CO2, con l'obiettivo di fare la CO2 alimentare, avere gli standard ideali per fare la CO2 alimentare. Bene, quindi diciamo che raccontaci, ti vediamo giovane, sei laureata in agraria, giusto? Sì, ho 26 anni, sono laureata in scienze e tecnologie agrarie nelle produzioni animali. Ho finito di studiare, ho iniziato subito a lavorare in azienda direttamente, anche perché l'anno che mi sono laureata stavamo costruendo la nostra azienda completamente con la mungitura robotizzata, quindi abbiamo 4 robot, mungiamo 240 vacche frisone, e anche le altre aziende in questi anni le altre aziende sociali della cooperativa Speranza si sono mobilizzate. C'è un'azienda che adesso purtroppo i cantieri sono fermi, ma sta costruendo la loro stalla, anche questa completamente con la mungitura robotizzata. Quindi questa cosa abbiamo sposato l'immagine. Quindi questa idea che la digestione anaerobica, la produzione di biogas avrebbe chiuso le stalle nel nord Italia, c'è una dimostrazione diversa, anzi diciamo che ha aiutato a un rilancio in chiave più nuova, efficiente e sostenibile degli allevamenti. Esattamente. Il biogas porta un'innovazione a 360 gradi, non solo dal punto di vista delle colture, ma anche dal punto di vista degli allevamenti.
momento. Si ragiona dal punto di vista di sostenibilità economica, perché comunque noi siamo delle aziende, ambientale, ma soprattutto anche di sostenibilità sociale, perché come sappiamo noi comunque i consumatori sono i cittadini che ci circondano ed è importante per noi essere, che sia sostenibile anche per loro il lavoro che facciamo noi. Noi personalmente come sostenibilità sociale io ho molto a cuore e noi riscaldiamo l'Istituto della Ricerca e Cura del Cancro che è a 2 chilometri dai nostri impianti e per noi è molto importante, cioè è un segnale importante. Cosa può fare l'agricoltura a contatto con la sanità? Cioè sono due mondi, possiamo dire opposti o comunque diversi, che riescono ad andare in contatto e ad avere un risparmio da tutte e due le parti. Cioè, quindi c'è un guadagno sociale molto molto importante e anche sia ambientale anche, perché in questo modo non vengono emesse 11.000 tonnellate di CO2 annue perché l'ospedale riesce a riscaldarsi tramite la nostra produzione di calore. Bene, e siccome io conosco anche il tuo grande papà Carlo, i tuoi fratelli, insomma, sono molto affezionato a tutta la vostra famiglia e devo dire che una delle vostre caratteristiche è quello di sempre guardare al passo successivo, cioè non finite una cosa che già state guardando il passo successivo. Siete già pronti sarete tra i primi a produrre biometano, quindi un ulteriore passo per, diciamo, dopo aver sperimentato la produzione di biogas per la cogenerazione in maniera così anche sostenibile, adesso siete già orientati alla produzione di biometano. Raccontami un po' questo progetto, come è nata l'idea e perché lo ritenete importante. Sì, allora questo anche di biometano, dopo la costruzione del secondo impianto, quindi 2012-2013, come dici tu, mio papà cerca di guardare sempre molto lontano e quindi ha cominciato a parlare subito di metano. Neanche finito l'impianto ne stavamo già progettando un altro, poi per fortuna nel 2019 abbiamo iniziato la costruzione, adesso siamo quasi alla fine. Per noi il biometano è una sfida. Nel senso che noi abbiamo deciso di fare biometano liquido da autotrazione. Abbiamo avuto una grande fortuna che è stata quella di incontrare il gruppo Maganetti, che questo ringraziamo il CIB perché è stato il CIB che ha fatto incontrare queste due realtà, che crede fortemente nel metano da autotrazione. Hanno già dei camion che funzionano con questo sistema e quindi noi abbiamo incontrato questo gruppo di autotrasporti e viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda con le stesse idee, le stesse idee di sostenibilità, perché in questo momento la sostenibilità ambientale è la chiave per essere poi sostenibili da tutti gli altri punti di vista. Quindi possiamo dire che in prospettiva futura la nostra agricoltura non solo potrà produrre in maniera più efficiente, ma potrà incidere anche su un settore importante, quindi incidere anche sulla decarbonizzazione di un settore importante come quello dei trasporti. Potremmo quindi movimentare le merci del nostro agroalimentare partendo dagli effluenti zootecnici, per chiamarli in un modo, diciamo, che si può dire in diretta live, per non elegante. Cioè, quindi trovo che questo sia, ecco, se uno pensa a un modello circolare, no, quando si parla sempre di economia circolare, questo potrebbe essere sicuramente potrebbe rappresentare veramente un esempio concreto, no? Dalla terra alla stalla, dalla stalla al liquame, dal liquame alla terra, e poi e tutto viene comunque ripercorso e riutilizzato. Quindi tu hai anche due fratelli, no, che sono in azienda? Due fratelli e una sorella anche, che siamo tutti in azienda, sorella. Poi siamo, esatto. E poi siamo gli altri soci del biogas, saremo una quindicina di ragazzi che l'età media è 25 anni. Quando ci vedono sono tutti un po', vuol dire, ma qua sono tutti qua i giovani?
Sì, siamo tanti, abbiamo sicuramente tanta voglia di fare e questo comunque è il momento del cambio generazionale ed è un momento molto importante per noi perché ci rendiamo conto che noi abbiamo avuto la fortuna di crescere con una certa idea di agricoltura che non è poi quella conosciuta da tutti perché ci immagino tutti ancora con la zappa, ma in realtà noi siamo cresciuti con un'idea di agricoltura innovativa che ci porta a ragionare in certi modi e a non fermarci mai. Ci sarà sempre un passo successivo da fare, magari piccolo, ma ci sarà sempre. E quindi l'importante è comunque non fermarsi a un obiettivo, ma andare avanti. Noi siamo cresciuti così. Io, quando abbiamo inaugurato il primo impianto, avevo 14 anni. Quindi stavo crescendo e ho avuto la fortuna di crescere con questo ideale. Grazie. Senti, l'ultima cosa, siccome ho chiesto a Damiano, cioè mi sembra che sia implicito in quello che ci hai detto e sia implicito nelle scelte che state facendo, ma quindi una vostra azienda, un futuro nella vostra azienda senza la digestione anaerobica, come è percorribile secondo te o pensi che invece bisogna ripartire da lì? Non è percorribile, ma perché vorrebbe dire meno efficienza. Ci sarebbe una peggior gestione dei terreni, i terreni non sarebbero sempre coperti, noi ne sappiamo bene l'importanza. Noi non abbiamo praticamente nessuna dipendenza dal mercato dei fertilizzanti chimici, che è importantissimo per un'azienda adesso, a parte legato all'inquinamento, ma anche a livello economico. Cioè noi abbiamo un prodotto che è il digestato e riusciamo a sfruttarlo al 100%. E poi è un'innovazione a 360 gradi, cioè abbiamo lavorazioni più rapide, più efficienti. Noi certi acquisti di macchinari senza un impianto di biogas, senza la cooperativa, non avremmo potuto farli e di conseguenza saremo sempre un passo indietro. E quindi per noi non c'è futuro senza il nostro impianto di gestione anaerobica e poi c'è un'importanza sul territorio, cioè c'è un bel segnale, noi abbiamo un ottimo rapporto anche con i nostri cittadini dei nostri paesi vicini, perché cerchiamo di sostenerci tutti in qualsiasi modo. Esempio, il pensionato che è all'orto viene da noi, si prende il digestato e si fa il suo orto ed è felice. Quando ci vede passare colotti sorride, non ci viene a dire niente. Se per caso sporchiamo la strada, posso chiamare i carabinieri, chiama noi, ci dice: ragazzi, guardate che avete sporcato, noi torniamo indietro e puliamo. Ci si stanno anche dei rapporti umani che sono molto molto importanti, soprattutto in questo momento. Grazie mille Serena, torneremo anche magari a raccontarci un po', ti racconterai un po' ancora magari della stalla. Invece volevo ridare la parola a Paolo Mantovi, perché sia Damiano che Serena hanno parlato di digestato, di fertirrigazione, di pratiche. Quindi siccome il tema degli allevamenti è un tema ampiamente dibattuto, penso che sarebbe, volevo capire il vostro punto di vista a livello di ricerca e di applicazioni tecniche, che come in effetti come il modello di allevamento sia cresciuto, visto che il CRPA parte dal centro di produzione animale, quindi anche qui la digestione anaerobica nasce con l'allevamento. Grazie Piero. Innanzitutto volevo sottolineare questa cosa, che i soci che hanno parlato sino adesso, avrete notato, non hanno parlato di massimizzare le produzioni, no? Di intensificare le produzioni, bensì hanno parlato di ottimizzarle, di efficientarle, di renderle sostenibili, no? Nell'ottica dell'economia circolare. E dato che oggi è la giornata della Terra, volevo ricordare che questa spinta verso l'ottimizzazione e non la massimizzazione delle produzioni in riferimento al tema del suolo ci viene da uno degli scienziati più importanti del suolo, che era Tan Lal, che appunto disse a suo tempo not maximize the production but optimize, e quindi stiamo andando in questa direzione, sicuramente la direzione giusta. Tra l'altro Tan Lal già negli anni 90 fu il primo
a diciamo scrivere che il suolo può contrastare l'innalzamento del livello di CO2 in atmosfera, quindi diciamo che era già allora un visionario, anzi qualcosa in più. Premio Nobel che abbiamo avuto l'onore di avere con una sua comunicazione al nostro scorso Biogas Italy, quindi diciamo noi ci siamo sempre molto siamo sempre stati molto attenti a queste tematiche sviluppate dalla ricerca estera. Ecco, prima di trattare degli allevamenti zootecnici volevo dire l'ultima cosa rispetto a Ratan Lal. Lui ha definito anche il suolo come un conto in banca, no? Dove non è possibile soltanto prelevare, ma occorre anche in qualche modo andare a ripristinare, no? Il quantitativo di denaro. Quindi magari dopo, se posso avere un commento da parte dei soci che conducono i loro suoli su questa... Ma io ti do anche subito un altro spunto, che è quello di dire, ma nella narrativa che abbiamo sui cambiamenti, sul comunque il contrasto ai cambiamenti climatici, la cosiddetta emergenza, visto che è urgente, si parla spesso di mitigazione, no? degli effetti, ovvero di riduzione delle fonti, l'uso di fonti fossili attraverso le rinnovabili. Mentre quello che è il sistema che noi comunque pratichiamo è un sistema che ha anche il grosso pregio di arrivare a una mitigazione, a una sottrazione, perché come dicevi tu, aumentando l'azione fotosintetica, ripristinando sostanza organica nei terreni, noi andiamo a rimettere quel carbonio che è stato buttato in atmosfera nel suolo. Assolutamente sì, tutti noi siamo consapevoli che l'uomo, facendo agricoltura da 12.000 anni a questa parte, praticamente ha emesso in atmosfera un quantitativo significativo, no, di anidride carbonica attraverso il disboscamento e le lavorazioni dei terreni. Stiamo parlando, se qualcuno non lo sa, di 135 miliardi di tonnellate di carbonio. Bene, con le pratiche del biogas fatto bene, voglio dire con buone pratiche di gestione del suolo, è possibile riportare tutto questo carbonio nei suoli, ma buona parte di questo carbonio. E quindi in questo modo noi potremmo riuscire a contrastare quantitativo di anidride carbonica che ogni anno emettiamo in atmosfera attraverso i combustibili fossili. E qui si inserisce l'iniziativa del 4 pour 1000 che fu lanciata al COP21 di Parigi nel 2015. Cioè, se a livello planetario noi riusciamo a incrementare ogni anno del 4 per 1000 il livello di carbonio nei nostri suoli attraverso le buone pratiche, di queste stiamo parlando, praticamente possiamo riuscire a fare pari e patta con le emissioni da combustibili fossili e quindi in questo modo anche prendere tempo per... nel frattempo attivare anche delle tecnologie di sequestro vero e proprio dell'anidride carbonica atmosferica per riportarla non solo nel terreno ma anche nel sottosuolo, perché sarà decisivo fare anche questo passo. Vedremo poi com'è strategico questo tipo di ragionamento quando parleremo con Andrea Steger di SNAM, per capire appunto come questa nostra visione, quanto sia importante anche la rete del gas, infrastruttura per un percorso diciamo virtuoso in questo senso. Però vorrei tornare a Carmelo, se riesce a... ecco. Dovrei esserci. Ciao Carmelo, un grande abbraccio. Ciao. Ben trovato. Ciao a tutti. Hai tutto, quindi vieni, parla tu, sei libero di raccontarti a te. No, vabbè. Io mi presento, siamo giù in Calabria, vicino Rosarno. Ieri, proprio in piena emergenza Covid, sono venuto a trovarci Rai News 24 e ha fatto un servizio. Noi abbiamo una filiera un po' completa, nel senso che raccogliamo il latte degli allevatori, poi lo trasformiamo, produciamo formaggi che poi distribuiamo. Abbiamo i nostri furgoni a metano, speriamo presto a biometano, per il momento no, solo metano. Trasformiamo il latte dei soci e i prodotti li vendiamo un po' dappertutto. I prodotti freschi li vendiamo in Calabria e Sicilia. I prodotti invece più stagionati, tipo i pecorini, li vendiamo un po' in tutto il mondo, in particolar modo America e Canada. Sono i nostri principali clienti, anche se in questo minuto gli Stati Uniti sono un po' nel panico.
nel senso che ci stanno creando problemi pure perché hanno chiuso tutto, il ristorante e cose, hanno paura pure di importare. I canadesi invece stanno continuando a lavorare bene, sono un po' meno panicosi, dico io. Per quanto riguarda invece il biogas ha salvato un'azienda, ha salvato una realtà, ma ha salvato un territorio. Di questo si sta parlando, perché noi nel nostro biogas andiamo a mettere i sottoprodotti della zona. E quando io dico di sottoprodotti, di prodotti che o andavano in discarica con costi enormi o di prodotti che venivano buttati in maniera indiscriminata. Stiamo parlando di pastazza di agrumi, sanza e acque di vegetazione, perché siamo al sud e questi prodotti effettivamente c'è abbondanza, che chiaramente per voi che avete gli impianti a nord sarebbe una cosa ghiottissima, qui erano un problema, quindi risolvendo quel problema, io ho risolto per modo di dire il loro problema, perché ci abbiamo guadagnato tutti, non è che il sistema dell'economia funziona quando tutti guadagnano, non quando guadagna qualcuno. E il biogas tutto sommato fa parte del sistema circolare, volente o nolente. E mi ricordo quando ho avviato il primo impianto di biogas, ho mandato a Legambiente lo schema e tutto, dico ditemi che cosa c'è che non va, ero abituato a sapere che loro si lamentavano sempre, invece dopo un po' mi hanno chiamato e mi hanno premiato Michi Vendola in Puglia come innovazione amica dell'ambiente per il sud. Quindi io dico, oggi come oggi il biogas chiude un sistema, non è qualcosa che qualcuno si inventa o che è qualcosa che chiude l'intero sistema, i vantaggi sono notevoli e sono per tutti. Chiaramente va fatto bene, ma lo stesso internet, signori, vi immaginate un mondo senza internet? Se poi qualcuno dice che l'internet serve per cose particolari e pericolose, chiudiamo internet, mi sembra assurdo, cioè non è che possiamo, è chiaro che ci sarà sempre un caso, l'uso che se ne fa, però lo stesso strumento usato in maniera intelligente non c'è dubbio che porta un valore aggiunto all'azienda, al territorio e a tutti gli artefici in questo caso. Quindi sotto questo punto di vista le innovazioni, i risultati per noi sono stati superiori alle nostre stesse aspettative, non avevamo una visione così aperta e così interessante. Cosa sta succedendo ora? Io faccio un raffronto subito Covid. Covid è un'economia circolare, però piccolo particolare. Noi produciamo latte tramite altre aziende che ormai fanno parte della cooperativa, l'azienda Torre di Mezzo, e lo vendevamo in tutti i bar, gelaterie, latte fresco di alta qualità. Benissimo. Abbiamo avuto un calo delle vendite del 90% perché i locali sono chiusi. Fornivamo le mozzarella alle pizzerie. Lì, su quel mercato, abbiamo perso un altro po'. Alla fine la ricotta che noi facevamo per le pasticcerie, buona parte chiusa, quindi sotto questo periodo di Pasqua, che per noi era un grosso introito, chiusa. A questo punto che dovevamo fare? Il biogas è quello che sta supportando l'intera struttura, è l'unico che riesce a farci arrivare un flusso di cassa che ci consente ancora di pagare e mantenere tutti gli allevatori. Certo, stiamo facendo sacrifici, non so quanto lo potremo mantenere, però se non fosse stato per quella struttura e per quegli impianti, oggi forse Fattoria della Piana, se io devo dire come sarà Fattoria della Piana senza il biogas, lo dico facilmente, più facile di tutti, chiusa in questo minuto. Quindi con tutto quello che comporta, perché è una ricaduta sull'intero territorio, perché io ormai non ci credo alle singole aziende, ormai sono i sistemi che funzionano o non funzionano. La singola azienda è solamente un concetto sbagliato, che siamo cresciuti con quell'idea, però difficilmente un'azienda va bene in un territorio degradato o viceversa. Cioè dove c'è un sistema che funziona, poi funziona per tutti, guarda caso, anche per l'occupazione e per le altre cose. Quindi io dico che sotto questo punto di vista questa è un'integrazione di sistema fondamentale. Per noi ci ha consentito di fare tanti altri investimenti, di investire sulla qualità dei prodotti, sull'export e su altre cose che non avremmo potuto fare. Questo per noi è il biogas. Poi possiamo discutere quanto vogliamo, perché ci sarà qualche aspetto negativo, indubbiamente. Se ci mettiamo a cercare, vogliamo fare degli esempi, ognuno può trovare qualcosa che non va. Però bisogna capire se vogliamo andare avanti nella vita o tornare al Medioevo. Non so, qualche posso dire ancora altro, non vorrei invadere. No, Carmelo, questa visione è molto attuale, perché ovviamente oggi ci scontriamo con due opposte, diciamo, sui temi della ripartenza, si può scontrare su due opposte del dopo Covid, ci si può trovare su due diverse barricate. Chi dice si parte comunque ad ogni costo e quindi basta, queste cose potrebbe sentire, no, certe sensibilità,
come un freno, e chi invece dice ah no, per ripartire bisogna partire con un modello di crescita felice, perché avete visto, ci siamo fermati, stiamo meglio, eccetera. Io penso che, come sempre, l'intelligenza e la volontà ci possa portare a trovare un modello che possa essere una giusta posizionarsi giustamente nel mezzo. E tu hai detto una cosa molto vera, e io devo ringraziare te e devo ringraziare imprenditori come Damiano, come Carlo Serena. Cioè, noi abbiamo già da anni ragionato sul concetto del biogas fatto bene. Cioè, noi come gruppo di imprese ci siamo presi la responsabilità di dire che c'è un modo per poterlo far bene. Non è scontato, sai? Perché molto spesso si pensa che dire che le cose vanno bene in assoluto. No, noi abbiamo ragionato molto su come poterlo fare bene, e sono felice che realtà come la vostra, che io ho avuto la fortuna di visitare, possano rappresentare oggi un modello esportato veramente a livello internazionale. Carmelo, c'è anche tua figlia in azienda, vero? Sì, e infatti ho chiamato lei, che mi ha prestato il computer, perché il mio non è voluto di far partire quel microfono dopo che l'ha disattivato. Sì, c'è qua. Lei è venuta, lavorava in Amazon, ha lavorato per 3 anni in Amazon e ora è tornata per lavorare in azienda, una scelta sua. Lungi da me l'idea di dirgli di venire qua, perché fra Amazon a Manchester e Rosarno, non so, una cooperativa di allevatori. Si può tornare da Manchester a Rosarno se il progetto è diciamo un progetto affascinante, stimolante, ambizioso come quello che voi state portando avanti come fattoria della Piana. Senti Carmelo, tu hai parlato molto, ci hai riportato proprio con come solito con la tua concretezza a parlare di attualità, però io ti faccio una domanda. Hai detto che hai già dei furgoni a metano, no? Sì. E dici, ma auspico un domani a biometano. Qual è il problema che state vivendo? Cioè, faccio una domanda, io più o meno so la risposta, però voglio comunque che, cioè, perché oggi questo pastazzo, queste sanse, non avete ancora, visto che avete la disponibilità per poter potenziare la produzione, non sono ancora andati a fare un biocarburante avanzato? Il problema serio è sempre la burocrazia in Italia. La burocrazia ragiona con norme e cavilli. E io vorrei che a ragionare ci fossero dei tecnici e non solo degli avvocati. Perché purtroppo l'Italia, questo è il problema. Noi stiamo incontrando delle difficoltà per l'ampliamento e per questo impianto di biometano, che sono più a livello burocratico, di rapporti e di certezza anche da parte del GSE. Poi non ti preoccupare che quando chiudiamo la diretta facciamo i conti con te per quello che deve fare il consorzio. Certo, infatti io invece mi vuole la parola, nel senso, no, devo dire la verità, se c'è una cosa che apprezzo tantissimo il consorzio è che veramente si è speso per la causa in maniera intelligente, operativa, e veramente quando sono entrato pensavo che sarebbe stato un qualcosa di vuoto, di cariche, di cose, invece poi ho visto che c'è gente che ha fatto un bellissimo lavoro. Io per la distanza non partecipo alle vostre riunioni, però devo dire il mio giudizio è decisamente positivo sul consorzio, perché si va nella giusta direzione. Quando un problema chiamo il consorzio, e quindi questo è fondamentale per tutti noi, perché tante volte siamo isolati nelle nostre realtà, avere un confronto con gli altri fa solo che crescere. Quindi ti dico bravo per il lavoro che avete finora svolto e che continuate a fare. Questo lo dico non per plagieria, No, lo so, non sei il tipo, e comunque ti ringrazio, e dico anche che, visto che ci stiamo, questo nuovo modo di comunicare ci sta dimostrando che si possono fare delle riunioni anche stando seduti a Rosarno. Sì. Mia figlia ti ha riportato il computer, quindi tienila sempre vicina, potremo vederci sicuramente più spesso. Bene, allora. No. Carmelo, io ti ringrazio molto. Volevo riprendere un attimo con Paolo che si è sospeso, che ha fermato il ragionamento sugli allevamenti. Abbiamo avuto quindi 3 esperienze, no? Veneto, Piemonte, adesso Calabria. Paolo, ma questi allevamenti sono effettivamente così un problema? E oggi ragionare in termini di intensivo, estensivo, di biologico tradizionale, ha un senso o dobbiamo cambiare lo schema secondo la tua prospettiva tecnica?
Dunque, Piero, è un dato di fatto, no, che gli allevamenti siano un po' nell'occhio del ciclone, l'ha testimoniato l'ultima puntata, la penultima puntata di Report, ma no, poi altri, molti altri attacchi. Eravamo imposti di non parlarne, però. Io vorrei dire una cosa molto semplice, no, rispetto al, a coniugare l'allevamento e l'impianto di biogas. La cosa molto semplice è che la presenza dell'impianto di biogas in allevamento può consentire una significativa riduzione delle emissioni nocive in atmosfera dell'allevamento e nel contempo di valorizzare al meglio l'effluente molto più di quanto non si faccia nell'allevamento senza l'impianto di biogas, perché l'impianto di biogas che cosa fa essenzialmente? Vabbè, a parte produrre il biogas e quindi il metano, il vettore energetico, l'impianto di biogas rappresenta uno stoccaggio coperto di fatto, e comunque lo stoccaggio dell'impianto di biogas viene coperto per recuperare più possibile il metano. In questo modo si riducono le emissioni dovute allo stoccaggio degli effluenti. E poi l'impianto di biogas porta con sé anche la necessità di rimuovere frequentemente l'effluente in stalla, no? Di consegnarlo fresco all'impianto di biogas, e anche questo può contribuire a ridurre le emissioni invece dalla stalla. In campagna che cosa notiamo invece? Che l'effluente digerito ha una efficienza fertilizzante, può avere un'efficienza fertilizzante superiore all'effluente tal quale di allevamento, perché quello che succede nell'impianto di biogas rispetto all'azoto è che l'azoto organico, no, si mineralizza ad azoto ammoniacale e quindi è azoto più pronto, azoto che ha un maggiore effetto concimante. È chiaro che è anche un azoto che ha una maggiore possibilità di strippare in atmosfera sotto forma di ammoniaca, e per questo la necessità poi di utilizzare in campo le buone pratiche, quelle che minimizzano le emissioni in atmosfera di ammoniaca e che invece ottimizzano l'efficienza d'uso dell'azoto per le piante. Quindi complessivamente il coniugare all'allevamento zootecnico l'impianto di biogas senz'altro diventa un'operazione vantaggiosa, può diventare un'operazione vantaggiosa non solo dal punto di vista economico, come ci ha testimoniato in modo particolare Carmelo nel suo intervento, ma questo accoppiamento, diciamo, che può avere dei significativi anche vantaggi sia in termini ambientali che in termini agronomici, e molti degli allevatori se ne sono resi conto, considerano oggi il digestato una risorsa più di quanto non considerassero risorsa l'effluente tal quale. Ne sono convinto, te lo dico da allevatore, posso proprio testimoniarlo. Senti, grazie Paolo, passerei invece a questo punto ad Andrea Steger, che ringrazio particolarmente per essere con noi, ed è significativo aver voluto Andrea, aver voluto il gruppo SNAM con noi in questo primo live, perché può sembrare quasi un contrasto, no? Avere queste esperienze agricole e un grande operatore infrastrutturale come SNAM insieme in un percorso di costruzione di un modello energetico futuro. Invece è quello che è successo, no? Io sono felice di poter dire, di ricordare che Andrea ha partecipato 3 anni fa un importante nostro momento di riflessione che avevamo chiamato Le radici del futuro. E quindi ti vorrei dire, come prima cosa, Andrea, com'è stato avvicinarsi al mondo nostro, un mondo che ha quindi le radici profondamente nella terra, che di cui oggi è la giornata, nel mondo agricolo? Allora, Piero, intanto grazie mille per l'invito. Dicevo, un'occasione veramente unica questa giornata della Terra, in cui fra le altre cose pubblichiamo anche il nostro secondo report, in cui sia SNAM che CIB sono partecipi di Gas for Climate. Detto questo, appunto, direi che
Intanto ringrazio anche i colleghi del CIB, perché SNAM da poco è diventata socio CIB e sicuramente questo è un importante segno tangibile di una cooperazione che va intensificandosi. Io ricordo la prima volta che parlammo in SNAM di biometano, ormai sono quasi 6 anni fa, e la prima reazione fu mai nelle nostre reti. Devo dire, da allora ne è stata fatta di strada, in una opera di contaminazione positiva tra un mondo di infrastrutture gas, di gas fossile sostanzialmente, con un mondo che assolutamente era sconosciuto per noi. Ma devo dire che in questi anni appunto le cose sono cambiate e sono cambiate molto velocemente. Come SNAM sicuramente siamo fra i più convinti sostenitori della necessità di sviluppare un sistema energetico a bassa intensità di carbonio, e sicuramente il biometano lo vediamo come uno tra gli strumenti da privilegiare. Su questo abbiamo lavorato insieme, io ricordavo anche prima della Radici del Futuro, che mi ricordo un paio di foto che avevo scattato all'epoca e che ho usato in alcune mie presentazioni sullo sviluppo del biometano, però anche prima, nel 2015, lavorando insieme sul position paper, sul decreto ministeriale 2018, e oggi la SNAM non è solamente un interlocutore in termini di, come si dice, di advocacy, di supporto istituzionale. Vogliamo metterci in campo, non sostituendoci al sistema agricolo, non avremmo nessuna chance né nessuna conoscenza per farlo, ma per aiutare a fare quel passo in più per andare veramente a mettere a terra tutte le iniziative che ci sono. Quindi sia dal punto di vista poi delle infrastrutture, sia dal punto di vista degli investimenti che come SNAM possiamo fortunatamente mettere a disposizione. Nel piano strategico abbiamo dichiarato che investiremo 250 milioni di euro nei prossimi 4 anni nel settore biometano, il che riteniamo possa essere un utilissimo contributo a far sì che tutte le cose che il CIB sta promuovendo attraverso i propri soci possano essere effettivamente messe in atto. Aggiungo un pezzo che, diciamo, come operatore di sistema, e mi faceva piacere sentire le parole di Carmelo sulla necessità di far vincere tutti intorno al sistema, perché è solo attraverso un ecosistema robusto che riusciamo a fare bene le cose. Devo dire, possiamo contare su best practices italiane in molti ambiti. Biogas fatto bene è una delle cose che secondo me ha colpito di più anche a livello internazionale. C'è una utilissima sinergia anche sul settore trasporto. Noi ci siamo lanciati anche di nuovo per rivitalizzare il settore trasporto a metano. Anche lì stiamo investendo in nuove stazioni, stiamo cercando di capire come meglio interagire. E aggiungo una cosa, non è solamente un tema appunto di opportunità di business, ma ripetiamo in termini di obiettivi di utilizzare al meglio tutte le risorse di cui possiamo disporre, risorse agricole, risorse dell'allevamento, risorse infrastrutturali, e per riuscire a far sì che poi ci sia una spinta tecnologica che possa essere utile sia al paese, ma anche in termini di esportazione. Alla fine dei conti, gran parte delle nostre aziende, di nuovo cito Carmelo, ma anche l'esempio che faceva Serena in termini di sinergia fra settori, può essere un buon motore anche di promozione, diciamo, di nuove iniziative anche a livello internazionale. Su questo, diciamo, SNAM è pienamente a questo punto non solo allineata, ma cerca anche di farsi da promotore. E quindi anche le nostre interlocuzioni per dire come superare gli ostacoli burocratici e un po', diciamo, farraginosi che ancora si frappongono fra un potenziale che è lì, che è disponibile, che sconta appunto tutta una serie di iniziative che sono già state fatte, e ancora una difficoltà dell'ultimo miglio. Su questo la SNAM vuole assolutamente agire come partner integrato delle aziende che formano parte del CIB, per cercare appunto di superare le barriere, ecco, mettiamole in questi termini. Sicuramente Gas for Climate, aggiungo un pezzo, è un'iniziativa che abbiamo lanciato ormai appunto 3 anni fa, in qualche chiacchierata che facemmo a Roma, a margine di un Biogas Italia, e che sicuramente sta dando evidenza anche a livello appunto internazionale del potenziale del biometano a livello di
sinergia col mondo energetico. Sicuramente è un elemento non solo economico ma ambientale, le due cose si devono sempre parlare. È una cosa che fra gli altri ambiti, secondo me, di utilità che dobbiamo considerare, come sto imparando progressivamente in questi anni, è il fatto di metterla a terra subito. Non è semplicemente un discorso prospettico su cui lavorare in proiezione. No, abbiamo la potenzialità di metterla a terra subito. Perché il problema della terra, e torno all'inizio, è un problema che dobbiamo affrontare da subito, con tutti gli strumenti di cui possiamo disporre. Non ci possiamo permettere di rinunciare a nessuna opzione. Assolutamente. E poi infatti su questo percorso, proprio oggi, no? Viene lanciato i risultati, il nuovo report di Gas for Climate, appunto un consorzio che oltre a SNAM a cui partecipano le principali società del trasporto del gas naturale a livello europeo, e noi come CIB insieme all'Associazione Biogas Europea abbiamo animato questo dibattito per una visione al 2050. Cioè c'è questo tema, no? Che io vedo spesso nel dibattito sui modelli futuri, che può tendere a prevedere un uso piuttosto che l'altro. Ecco, questo secondo me potrebbe essere negativo, invece probabilmente l'integrazione, no, fra le varie infrastrutture, fra i vari sistemi energetici, deve portare la risposta. Allora, sicuramente fare scenari, diciamo, è qualcosa che è utile a sistematizzare un ragionamento. Io come aneddotica dico sempre che quest'anno 2020 andrò a guardarmi gli scenari che quando ho iniziato la mia attività lavorativa in Eni prevedevo il prezzo del greggio al 2020, vedrò l'integrale degli errori. È chiaro che non è proprio altissimo, tra l'altro. No, ma appunto, diciamo, ci sono su e giù, ma il concetto fondamentale degli scenari ci deve dire benissimo a cosa dobbiamo guardare nel medio-lungo termine, ma cosa dobbiamo fare subito. Allora, la proposizione per la quale, diciamo, SNAM è stata catturata positivamente dal tema biometano è perché appunto abbiamo una sinergia importante fra una risorsa totalmente rinnovabile e un'infrastruttura che è già disponibile e che può veicolare questa materia prima in qualunque settore. Chiaramente avremo da lavorare ancora molto, stiamo lavorando sul tema delle garanzie di origine, adesso ricordo una presentazione all'Expo del 2015 a riguardo, diciamo ho fatto un po' di ripasso di robe di cui ho parlato negli ultimi anni e devo dire ce n'è tante di cose che abbiamo fatto insieme. Sicuramente oggi abbiamo la possibilità di capitalizzare nel settore trasporto, come dicevo prima, un ambito prioritario, anche perché in termini di meccanismi di incentivazione che sono stati messi in piedi non vanno a gravare in nessun modo sulle bollette energetiche dei consumatori, ma sicuramente se vogliamo e come possiamo, secondo me, traguardare gli 8 miliardi di metri cubi a fine di questo decennio, dobbiamo, uno, iniziare subito e quindi rimuovere tutte le barriere, due, trovare la maniera migliore di veicolare il prodotto in qualunque settore questo venga domandato. Quindi questo è un lavoro in più che bisogna fare e su cui SNAM si è impegnata. Tornando a livello europeo, il potenziale europeo è importantissimo, anche perché, torno a un discorso che ho imparato di nuovo parlando con voi, è la potenzialità di rendere appunto non solo un prodotto che è totalmente rinnovabile nel settore energetico, ma contribuire anche alla riduzione delle emissioni del settore agricolo alla fine dei conti. Quindi è una sinergia importante che può essere messa in quello che in queste settimane si sta discutendo anche a livello europeo, nello smart sector coupling, queste simpatiche definizioni poco cristalline, ma alla fine dei conti, dal mio punto di vista, ne parlavo internamente l'altro giorno, dicevo benissimo, per me la smart sector coupling migliore è quella fra il sistema agroalimentare e il sistema energetico, perché la stiamo facendo in pratica. E quindi devo dirti, Andrea, che sono arrivate nel frattempo sulla nostra pagina alcune domande proprio
probabilmente abbiamo qualche collega che ci chiede ma quali sono queste reali barriere, le chiede a Federico, le chiede a Carmelo e le chiede quindi anche a noi su quali sono le attuali barriere. Sicuramente sui trasporti le barriere che noi allora stiamo vedendo sono proprio quelle legate a un'interpretazione rispetto a quello che possiamo utilizzare positivamente per produrre biocarburante avanzato, no? Beh, assolutamente, direi dal mio punto di vista c'è la necessità di una migliore chiarezza e immediatezza anche di interpretazione. Adesso io tra 2018 e qualche mese fa ho avuto una parentesi in cui mi sono occupato di tutt'altro e sono tornato, diciamo, a occuparmi di faccende italiane ed europee e mi sono detto, ups, c'è un problema. Se ho lasciato 2 anni fa le cose a un certo stadio, vedo oggi che ancora siamo più o meno allo stesso livello. Non per mancanza di volontà di fare da parte di chi ha imprese, ma da parte appunto del sistema nazionale. Oggi abbiamo, secondo me, in questa circostanza drammatica in cui viviamo tutti noi, un'opportunità importante di accelerazione che deriva appunto dal fatto che tante realtà possono schiacciare il bottone, ma dobbiamo permetterle di farlo. Quindi oggi un'interpretazione chiara, pulita e coerente con le logiche industriali, perché non dobbiamo semplicemente basarci su un'interpretazione restrittiva, leguleistica, adesso la dico con tutto il rispetto possibile per i miei amici che si occupano di gli avvocati a cui si riferiva Carmelo. Io ho sempre avuto il massimo rispetto di tutti, ma dobbiamo tutti quanti lavorare per un obiettivo, non semplicemente per difendere un mini orticello di interpretazione. Quindi secondo me dobbiamo oggi fare veramente un passo forte nella eliminazione di questa barriera di interpretazione, perché le norme ci sono. Un altro elemento, secondo me, su cui lavorare è l'orizzonte temporale. Adesso, da quando mi occupo di infrastrutture gas, dicevo anni fa, quando penso a un investimento di infrastrutture, in realtà io devo avere una visione almeno a 50 anni, il che è rischioso, ovviamente, ma ha una dimensione di questa natura. Detto questo, tornando in termini più diciamo vicini, dobbiamo riuscire a dare una capacità di visibilità al sistema energetico e energetico lato biometano di più ampio spettro in termini di potenziali investimenti da realizzare, perché ho cercato sempre di mettermi nei panni di chi poi mette i soldi suoi sul tappeto e dice come riesco a fare convivere le cose, perché obiettivamente ci sono ottime opportunità, ma bisogna anche fare i conti, chiaramente, non è semplicemente una wishful thinking, come si dice in inglese. È uno degli aspetti che ha sempre, cioè, caratterizzato, diciamo, quelle che sono state le proposte che noi, come, diciamo, come punto di incontro fra il mondo agricolo e il mondo industriale, abbiamo sempre cercato di portare avanti, è quello di avere una chiarezza, un orizzonte temporale sufficiente per permettere alle aziende agricole di poter fare gli investimenti, considerando che sono investimenti importanti, che non possono essere fatti su delle norme poco chiare, e nello stesso tempo di dare un indirizzo strategico importante su quello che è il ruolo che il gas rinnovabile potrà giocare in futuro. E su questo tema direi che lo studio che oggi esce di Gas for Climate è uno studio, diciamo, interessante, come dici tu, non tanto per l'applicazione concreta e immediata che dovremmo fare, quello lo sappiamo, ma nell'indicazione prospettica di un ruolo importante. Ti volevo solo chiedere un'ulteriore riflessione, perché nello studio si parla anche di idrogeno, e noi sappiamo in questo studio, diciamo, per la prima volta si parla in maniera approfondita, diciamo, si individua, si evidenzia la potenzialità che potrebbe avere la tecnologia dell'idrogeno se applicata alla CO2 che noi, attraverso la produzione di biogas, che ricordiamo è composto da metano, da biometano e da CO2 biologica, potremmo sviluppare. Quindi cosa pensi di questa opportunità?
Allora, Piero, grazie per la domanda. È sicuramente un altro degli ambiti di sviluppo in cui stiamo lavorando molto intensamente. Adesso SNAM ha fatto già delle sperimentazioni di iniezione di idrogeno nelle reti di trasporto, perché dobbiamo, prima di tutto, come al solito, preservare la sicurezza degli impianti e degli utilizzi, diciamo, di tutti i consumatori. Detto questo, sicuramente la combinazione fra molecola di CH4, CO2 e H2 è un qualcosa che dinamicamente evolve, e dovremo immaginare sempre di più la possibilità di rendere sinergiche queste cose. Quindi anche, diciamo, il riutilizzo della CO2 derivante appunto dal sistema agricolo con idrogeno, che può derivare appunto da eccesso di produzione rinnovabile o da steam reforming o da tecnologie che potranno prevedere in futuro anche la CCS, in realtà può avere tutta una serie di applicazioni. Di nuovo, dobbiamo continuare un lavoro che secondo me il CIB e i suoi soci hanno fatto in termini di innovazione tecnologica, no? Certo. E non dà immediato risultato, ma è quel percorso progressivo che ci abilita opzioni. Torno al discorso che citavo prima, è l'integrale delle emissioni che conta, non è semplicemente porre un traguardo al 2050, perché il traguardo del 2050 vedremo cosa succederà, però dobbiamo muoverci subito. L'idrogeno è un'altra delle forme su cui lavorare e in cui la sinergia fra sistema agricolo e sistema energetico possono dare il meglio. Certo, quindi è bello questa idea. Noi, sai, abbiamo sempre, in un certo senso, abbiamo sempre portato come punto d'arrivo un modello che abbiamo definito la biogas refinery, cioè vedere le nostre aziende che grazie alla digestione anaerobica diventano come delle piccole bioraffinerie, no? In grado di produrre su diversi mercati, e anche questo mercato, che sarà estremamente importante, del carbonio rinnovabile, ha nella rete del gas un futuro veramente di alleanza, cioè per noi è un alleato strategico in futuro importantissimo. Grazie Piero. Utilizzino rapidamente poi queste iniziative, dove peraltro appunto la nostra intenzione, il nostro commitment a investire è anche legato a un supporto, a una possibile, diciamo, standardizzazione. Prima mi sembra fosse Damiano che ne parlava, termini di standardizzazione del processo, eccetera. Una realtà industriale come la nostra è abituata a muoversi in maniera molto standardizzata, per cercare anche di ottimizzare la parte dei costi, perché chiaramente oggi scontiamo una immaturità, come è normale che sia, del settore, e quindi dobbiamo riuscire a gestire una traiettoria progressivamente ottimale della fase dei costi anche, chiaramente. Assolutamente, però il fatto di poter immaginare appunto questa flessibilità a cui tu accennavi inevitabilmente ci porta a dire che il biometano in rete potrebbe essere utile in prospettiva. Noi ci auguriamo una prospettiva anche a breve, proprio per aiutare anche quei settori industriali che difficilmente potranno essere elettrificati e che proprio attraverso il biometano potrebbero avere un positivo effetto. Ma allora, sicuramente Piero, citavo prima il settore dei trasporti perché è quello su cui stiamo lavorando da tempo e che dà il migliore abbrivio. Detto questo, in proiezione secondo me ci sono tutti i settori a difficile decarbonizzazione che possono beneficiare dell'utilizzo del biometano, e come abbiamo già avuto modo di discutere in passato, anche dal punto di vista normativo, lo sviluppo migliore anche di un sistema di garanzia di origine può permettere anche una diversa valorizzazione del biometano in relazione alla CO2 evitata dell'utilizzatore che va a fruire del biometano. Questo potrebbe poi progressivamente aiutare un sistema di incentivazione che sconta un prezzo della CO2 crescente nel tempo, e quindi aiutare un business case non semplicemente legandolo a degli incentivi espliciti, ma a un prezzo di mercato di un prodotto che alla fine dei conti è connaturato con la produzione di biometano.
Grazie. Parlando di CO2 biologica, mi volevo tornare un attimo a Serena. Serena l'ha accennato nella sua presentazione, ma il loro progetto prevede già una valorizzazione non solo della componente di biometano, ma anche della componente di CO2 che verrà separata dopo un impianto di upgrading. Quindi ti volevo chiedere appunto questa vostra è andata sul settore alimentare, se non sbaglio, no? Esattamente, andrà nel settore alimentare, stiamo finendo le trattative. È molto la scelta della CO2, ci abbiamo pensato tanto, perché se si guarda in termini di costi, di guadagni, però ci abbiamo ragionato e poi abbiamo pensato, ma viene nel processo di liquefazione del biometano, viene fuori durante il processo la CO2. Cioè, noi dobbiamo dimostrare che veramente siamo sostenibili anche dal punto di vista, cioè stiamo facendo una cosa molto importante per l'ambiente, dobbiamo farla al 100%. Quindi noi abbiamo comunque deciso di liquefare anche la CO2 per, come si diceva prima, creare un sistema. Così creiamo che è al 100% circolare. E questo andiamo su due settori, il settore alimentare. Questa visione potrebbe è quella che noi ci convince del fatto che le nostre aziende, proprio attraverso questo modello, potrebbero diventare carbon negative, cioè possono addirittura arrivare a un bilancio complessivo che porta, no, a un aspetto non solo neutral, cioè a zero, ma addirittura negativo. Quindi è questo il vero, no, il vero traguardo. Assolutamente, cioè, l'obiettivo è questo, oltre alle lavorazioni che si fanno nei terreni, cioè questo è un passo in più verso quell'obiettivo, che poi è l'obiettivo comune che abbiamo chi fa il biogas fatto bene, chi vuole fare l'agricoltura fatta in un certo modo e chi crede in un futuro di un futuro sostenibile per le generazioni che verranno, perché noi abbiamo anche poi questo compito, cioè di lasciare a qualcuno, a chi verrà dopo di noi, dei terreni, un mondo su cui poter ancora lavorare, cioè da poter ancora neanche sfruttare, ma convivere con certe possibilità. Questo è il concetto di sostenibilità, poi alla fine, no? È molto legato al debito che si lascia a chi viene dopo, no? Quindi creare un bilancio fra attività economica, ambientale e sociale, in modo da non lasciare i cosiddetti debiti verso l'altro. E noi, diciamo, come agricoltori ce l'abbiamo ben chiaro, no? Ce lo ricordava, mi piace ricitare sempre Ville nella giornata della terra, ce lo ricordava sempre del detto indiano, il vecchio detto indiano, che noi non abbiamo la terra in eredità, ma l'abbiamo semplicemente in prestito verso le generazioni future, no? Quindi Serena, io volevo ringraziarti, dirti che faremo ancora ampio uso della vostra rete di giovani capaci anche di interagire sui social, quindi contiamo molto sul gruppo vostro e volevo salutarti, adesso finisco il giro, intanto per ora un grosso saluto e un grosso ringraziamento per averci portato la vostra esperienza. Damiano, Damiano, torno da te, avevo promesso che parlavamo anche del tuo formaggio, perché insomma voi siete oltre a sviluppare una grande attività agronomica, avete potenziato l'allevamento fino ad arrivare a fare un prodotto vostro finito. La domanda è, tra i vari valori che avete messo nella vostra produzione, rientra anche quello appunto della sostenibilità? Riuscite a trasferire parte del lavoro che fate a monte della produzione del latte e del formaggio all'interno del prodotto? Ma una delle cose che mi piacerebbe, anzi che ho già messo in programma di fare, sarà quella di calcolare la carbon footprint del mio formaggio.
sicuramente sarà un motivo di misura di quello che facciamo tutti i giorni e di arrivare a capire quanto realmente siamo, no, sostenibili. Quindi, ma di che formaggio si tratta? Dai, dici due parole, ti diamo uno spot gratuito, così non ti ricapita più. È un formaggio duro, semigrasso, a pasta dura, che facciamo con il latte delle nostre primipare, perché abbiamo due allevamenti, nel quale abbiamo anche un piccolo impiantino di biogas da 60 kW che va solo ed esclusivamente a reflui zootecnici. Dunque, diciamo, è un piccolo gioiellino quell'allevamento lì, con tutta la ventilazione, robot di mungitura, misurazione del progesterone per la fertilità degli animali, controllo delle mastiti. È, diciamo, una piccola chicca tecnologica che mi sono creato all'interno dell'azienda. E questo formaggio nasce da queste primipare, lavoriamo solo il latte delle primipare e facciamo questo formaggio chiamato L'Opera, che stiamo distribuendo per il momento solo nel comprensorio di Verona. Bene, quindi visto che siamo riusciti anche a parlare della vostra ultima opera, rimango sempre affascinato quando tu racconti delle tue chicche tecnologiche, perché ricordo i dibattiti su come riusciamo a intervenire sulle manutenzioni ai cogeneratori. Devo dire che questa tecnologia poi ci porta ad avere veramente anche se non è molto diverso da un allevamento, no, Damiano? Di fatto il digestore è un grande rumine, giusto? Alla grande, sì, sicuramente. Il digestore alla fine è un animale unico. L'allevamento sono tanti piccoli animali e tanti piccoli problemi da risolvere tutti i giorni. Una cosa che comunque il digestore ci ha insegnato è la gestione dei dati e il continuo efficientamento dei processi, che non era così scontato in agricoltura e neanche nell'allevamento. Bene, grazie Damiano, ti volevo ringraziare, un abbraccio a tutti voi e spero veramente di rivedervi di persona presto. Piero, io ci sono. Bene, allora, visto, eccoci, ciao Massimo, buongiorno. Ero sicuro. Ok, grazie dell'invito, mi spiace davvero di esservi potuto collegare soltanto adesso, ma concluso proprio adesso una call molto importante che è legata oltretutto alla filiera dell'agricoltura. Eccomi a vostra disposizione. Bene, allora Massimo, ti introduco velocemente. Noi abbiamo come consorzio una collaborazione col gruppo CNH ormai storica, diciamo. Siete stati sicuramente tra gli operatori industriali più attenti e interessati allo sviluppo del biometano come grande opportunità di rilancio. Ricordo la prima volta che siamo venuti a Torino in un incontro con New Holland, in quel caso lì parlavamo con il gruppo New Holland. E ricordo che fu abbastanza così significativo, ci presentammo io e altri due colleghi agricoltori, avevamo di fronte al tavolo una decina di ingegneri del gruppo industriale e cercavamo di trovare un canale di comunicazione condiviso e fu subito fatto, perché il gruppo New Holland ci parlò del proprio concept della Energy Independent Farm. Quindi io partirei da lì, cioè il fatto che ci siamo trovati a parlare partendo da due modelli di visione di prospettica molto simili, no? Il nostro biogas fatto bene ha molto a che vedere con l'Energy Independent Farm. Sì, diciamo che, come tu sai, la nostra cultura industriale è molto legata alla tecnologia del metano. Quindi parliamo innanzitutto di automotive, quindi i nostri furgoni, i nostri autobus da molti anni hanno una tecnologia molto avanzata per le alimentazioni a metano, CNG. Questa tecnologia si è evoluta, è arrivato l'LNG,
quindi il metano liquefatto che assicura lunghe percorrenze, quindi assicura un'autonomia decisamente maggiore, quindi è perfettamente compatibile con l'utilizzo e le emissioni dei camion sopra le 16 tonnellate. Dopodiché questa è una tecnologia che stiamo trasferendo e abbiamo già trasferito nel settore delle macchine agricole, pensando quindi di lanciare un trattore che si chiama T6 Methane Power e che di fatto applica forse ancora di più dei veicoli quella logica di economia circolare di cui si parla tanto, di independent farm e quindi di totale indipendenza energetica dell'impresa agricola, almeno per quanto riguarda la movimentazione all'interno e all'esterno dell'azienda agricola. Ora però bisogna passare alle vie di fatto, perché diciamo il trattore è tecnologicamente ad alto livello, consente chiaramente, ancora non ha per esempio l'autonomia oraria di un diesel, questo è assolutamente evidente, però arriveremo presto, così come è stato fatto per i veicoli commerciali, arriveremo presto a dare a questi trattori un'autonomia simile a quella del gasolio, a quella alimentati a gasolio. Sono mezzi che garantiscono naturalmente l'utilizzo del biometano prodotto dall'azienda agricola, quindi ecco il senso dell'independent farm e della diciamo così economia, microeconomia circolare in questo caso. Serve a questo punto, soprattutto alla luce di quello che purtroppo è successo come emergenza sanitaria e crisi anche economica che ne è conseguita, serve adesso coniugare il sostegno alle imprese che hanno maggiormente sofferto della crisi sanitaria con una linea che vada verso l'ecosostenibilità. Quindi questo è un prodotto che certamente declina entrambe le esigenze. Questo solo però se davvero ci sono delle forme di incentivazione, di agevolazione nei confronti del rinnovo del parco macchine agricole, questo lo dico in senso complessivo, in cui ci sia un'agevolazione speciale, specifica, un markup, un beneficio ulteriore per chi si rivolge ai veicoli ad alimentazione alternativa. Quindi in particolare... Perdona se ti interrompo, ma volevo dire, quindi cioè tu hai raccontato la vostra storia industriale legata diciamo al metano, ma sappiamo che il nostro è anche il paese col più ampio numero di distributori a CNG in Europa, e quindi possiamo dire che in fondo questa forte tradizione è una tradizione industriale italiana importantissima, in cui noi abbiamo una leadership a livello internazionale. Non voglio rubare il mestiere a SNAM, perché sono sicuro, io purtroppo non ero collegato, ma sono sicuro che SNAM già lo ha detto, ma certamente la filiera del metano in Italia è una filiera leader, non a caso in Europa ci sono ambienti che frenano proprio per questo motivo, perché l'Italia ha la leadership in questa filiera, ma non solo metano, ma anche biometano. Noi siamo i più grandi produttori di biometano, come tu mi insegni, quindi insieme alla Germania. Quindi certamente abbiamo molto da dare da questo punto di vista, e già lo stiamo dando, e citavi tu il tema dell'offerta, quindi l'offerta infrastrutturale, i famosi distributori in Italia, certamente sia per il CNG sia per l'LNG, attenzione, anche come LNG ormai siamo il paese leader, abbiamo 62 stazioni di metano liquefatto su tutto il territorio nazionale, abbiamo superato la Spagna e la Francia. Quindi da questo punto di vista certamente c'è molto da lavorare, soprattutto nel convertire l'LNG in bio-LNG, il CNG in bio-CNG. Ecco perché tutta la filiera del biometano in particolare va incentivata. Pensiamo ai veicoli, pensiamo ai trattori, appunto al nuovo prodotto New Holland. Dobbiamo fare insieme, dobbiamo approfittare in questo momento di questa ripresa, di questa esigenza di ripresa. Scusa Piero,
dicevano che non vediamo l'ora di poter avere, come sai, nelle nostre aziende, perché sicuramente un'azienda agricola è magari meno, diciamo, meno dal punto di vista energetico ha meno bisogno dal punto di vista elettrico che dal punto di vista invece dei carburanti, visto le lavorazioni che abbiamo. Quindi sicuramente l'autoconsumo di biometano in meccanica agraria è un potenziale ha un potenziale sviluppo che noi riteniamo determinante, e sarebbe un'ulteriore chiusura del cerchio, no? Se oltre ai camion che portano i nostri prodotti in giro per il mondo potessimo avere i nostri trattori e le nostre macchine agricole alimentate con energia rinnovabile, con carburanti rinnovabili, prodotto dalla stessa impresa agricola. Però per far capire la domanda, che può essere soddisfatta con il bio CNG, ma direi soprattutto col bio LNG, ultimamente devo dire che questa è forse la diciamo così maggiormente, di certo vi racconto che siamo ormai a 2500 mezzi circolanti in Italia, a cui dobbiamo aggiungere chiaramente i veicoli che vengono da fuori, Francia e Spagna in particolare, che hanno un immatricolato LNG molto importante, che oggi si servono di LNG di fonte portuale, diciamo, quindi metano liquefatto che viene dagli hub di Marsiglia e di Barcellona, ma che un domani potrebbe servirsi di bio-LNG nel momento in cui andiamo ad implementare la produzione di bio-LNG proprio in quei punti dove voi del CIB state presidiando come progettazione. Penso alla cooperativa di Milano, mi pare La Favorita si chiama, che ha avviato una produzione importante di bio-LNG. Penso anche all'accordo che Maganetti ha fatto con una cooperativa lombarda che sta appunto iniziando a produrre bio-LNG. Piemontese l'ha in linea, c'è Serena che... Serena Vanzetti, la cooperativa Speranza, abbiamo raccontato. Speranza, ecco, non mi veniva, ma mi riferivo proprio alla cooperativa Speranza. Quindi ci sono delle azioni molto importanti, anzi ringrazio davvero queste cooperative che lanciano il cuore oltre l'ostacolo, perché è esattamente quello di cui abbiamo bisogno, così come noi, come Iveco, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo 3 anni fa quando abbiamo scommesso sul camion, sullo Stralis Natural Power ad alimentazione GNL, LNG. Siamo arrivati ad avere questo prodotto da 460 cavalli che è molto richiesto dal mercato, e ecco qui vi do una notizia. Sta per essere lanciata un'implementazione a sostegno del LNG di oltre 60 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Noi abbiamo sempre avuto un incentivo all'acquisto dei veicoli LNG, quest'anno però siamo riusciti, diciamo, ad avere un'erogazione o quantomeno un'incentivazione su un plafond, quindi un budget molto superiore. Gli anni scorsi si parlava sempre di 9-10 milioni di euro l'anno, quest'anno si parla di 60 milioni di euro, anzi in realtà di più, sono 72 milioni di euro nel biennio 2020-2021. Si tratta soltanto di fare i decreti attuativi, e chiaramente la crisi sanitaria ha un po' rallentato l'operatività del Ministero e della Direzione Generale che se ne deve occupare, ma noi contiamo di avere tra luglio e settembre questo incentivo in campo per far ripartire il mercato. Quindi noi pensiamo che nei prossimi anni andremo verso un incremento tra i 1.000 e 1.500 camion LNG all'anno, che si vanno ad aggiungere ai 2.500 già immatricolati in Italia. Questo è un po' il quadro che abbiamo per quanto riguarda il metano liquefatto. Grazie Massimo. L'ultima battuta anche ancora Andrea su questo tema. Penso che parte delle risorse di cui tu accennavi nel piano SLAM siano proprio anche un piano legata al piano delle infrastrutture a cui facevamo riferimento. E una domanda.
sempre riprendendo la tua idea del partiamo da quello che c'è più da quello che ci sarà, ma allora queste sono opportunità concrete per partire domani con la possibilità di ridurre le emissioni dei trasporti, soprattutto pesanti, in considerazione del fatto che sono quelli che non si sono fermati in questo periodo per la gran parte. Allora, grazie a Massimo anche del suo contributo. Diciamo, sicuramente stiamo lavorando in sinergia anche con il gruppo CNH-FCA. Ricordo che facemmo a suo tempo un memorandum of understanding, diciamo, importante sull'utilizzo del gas naturale. Che è ancora attivo, è ancora attivo, su cui dobbiamo continuare a lavorare insieme. E che va rivitalizzato in concreto. No, allora, come SNAM sicuramente abbiamo lanciato anche noi nel nostro, diciamo, ambito il cuore oltre l'ostacolo, creando la SNAM for Mobility qualche tempo fa, che sta realizzando nuove stazioni di CNG e del CNG, che saranno sicuramente poi dei punti importanti anche per il biometano. Inoltre stiamo lavorando su possibili progetti di microliquefazione, che saranno anche potenziali ulteriori sbocchi importanti, tornando a quello che dicevamo prima, in una catena del valore che non deve essere unicamente punto punto, perché chiaramente si deve sviluppare in questo modo, ma poi sfruttando la rete del gas può avere una fruibilità molto più ampia. Quindi sicuramente il tema degli investimenti per noi è un qualcosa che torna nel nostro mindset, nelle nostre corde. Vogliamo farlo insieme appunto a partner che sono, diciamo, sul territorio e con il territorio. Adesso la logica della SNAM per certi versi è molto semplice. La SNAM l'anno prossimo festeggia i primi 80 anni di vita sul territorio nazionale, e vogliamo continuare a lavorare sul territorio e con il territorio, assolutamente. Quindi l'impegno è su tutti i fronti, sia appunto sul biometano, bio-GNL, e come citavi giustamente tu prima, Piero, anche sull'idrogeno. Grazie Andrea. Allora, io voglio ringraziarvi tutto, grazie anche a Massimo che sei riuscito a raggiungerci per darti questa importante comunicazione. Ringrazio tutti, penso che questa sia stata un primo live, un'esperienza, un esperimento positivo, e penso soprattutto che sia emerso il motivo che mi rende orgoglioso di rappresentare una realtà come il consorzio. Penso che l'obiettivo di dare dei segnali concreti, di azioni che possiamo perseguire per ripartire in maniera con un modello di sviluppo che riesca ad abbinare sia gli aspetti sociali che ambientali, sia in qualche modo iniziato. Continueremo su questa strada. Noi proprio oggi, nella giornata della Terra, oltre a questo live, sulla nostra pagina lanceremo un video che vuole essere evocativo sulla campagna Green Possible, perché pensiamo che proprio partendo dalle best practice, partendo dalla visione delle migliori aziende, quello che è impossibile possa in realtà, quello che sembra impossibile possa in realtà diventare assolutamente possibile e concreto. Quindi io vi saluto tutti, vi invito a guardare il video, vi invito anche a seguire la nostra raccolta fondi fatta per a beneficio del Banco Alimentare. In questo momento particolare ci sembrava giusto dare anche un segnale concreto e tangibile della vicinanza di tutta la comunità del consorzio a quelle famiglie che oggi hanno maggiormente di prima problemi essenziali, e pensavamo che fosse molto vicina alla nostra identità quello di fare questa iniziativa con una realtà su tutto il territorio nazionale come il Banco Alimentare. Quindi con questo auspicio di poter presto uscire da questo momento di crisi, di emergenza sanitaria, presto incominciare a ripensare a iniziative concrete, mi lascio che darvi appuntamento alla prossima Live CIB e abbracciare tutti gli amici che sono intervenuti oggi. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti.